Ragazzi, vedete che tempo di merda che c'è oggi? Infatti, siamo in trasferta con i bambini. Siamo all'oratorio. Bambino a chi? Buongiorno. Età media di oggi? 12 più o meno. La primissima trasferta della Monza Pizza Gang. Tutti insieme stiamo andando in posto al chiuso per girare, per evitare sta cavolo di pioggia. Commentino sul la prima trasferta della Monza Pizza Gang. Monza Pizza Gita. Chiaramente i mezzi per andare si dividono con: di qua, scappate di casa tutti insieme nel barcone qui, eh? Facci sentire, Ivo! E poi invece di qua ovviamente abbiamo il jet privato. Ci vediamo in caserma. Lì c'è la dogana. E qui ci sono i petardi. Ragazzi, tra l'altro, proprio ritirato ieri la macchina, perché sono andato a fargli mettere il gancio. Io vorrei sapere dove trovate un i30N se tappata in questo modo. Dov'è che trovate un i30 se tappata così? Ragazzi? Chiaramente gancio a scomparsa. E come ho fatto delle storie per trovare la gente su Instagram, e seguitemi su Instagram, ragazzi, la gente si è indignata perché pensava avessi messo il gancio fisso. E la gente: no, ma non spendi nemmeno i soldi per... Sega! Ragazzi, ci vediamo direttamente a Salerno. Scusatemi, ma il locale è riscaldato con la porta aperta. A casa mia si dice: dove cazzo abitiamo, al Colosseo? Perché vi ho detto Salerno, ragazzi? Da Salerno, Reggio Calabria, siamo arrivati a Salerno. No, Salerno tradotto in italiano in realtà è Sarnen in Svizzera. Avete visto che fuori nevicava. Ci aspettavamo di trovare un clima un pochino meno ostile. In realtà abbiamo visto proprio che sti gran cazzi, ragazzi. La Svizzera anche in primavera, no. Dietro di me, ragazzi, c'è questo nuovissimo park che si chiama Wheel Park. Circa 2 ore e mezza, diciamo quasi 3 ore da Milano. Fighissimo. Unico problema che non avevamo capito: pensavamo fosse capannone riscaldato, e invece sto cazzo riscaldato, ma fa frecce. E fuori ci sono 2 gradi. La cosa bella però, ragazzi, è che è il primo viaggio della Monza Pizza Gang. Sono 8 ragazzi del park che finalmente si sono smossi dal Monza Pizza Bike Park e hanno deciso di loro spontanea volontà di uscire solo perché a Monza pioveva, eh. Un piccolo appunto, ragazzi, sappiate che se anche voi volete organizzare un trip qua, che ci sta, l'ingresso non è come l'ingresso del Monza Pizza. Mi ha detto una cosa. Sto parlando, mi ha detto che la prossima... Aspetta, fammi finire la frase. Vai, finiamo la frase. Madonna, sto qua sempre a parlare, sempre maniera di protagonismo, andando al burrito. Stavo dicendo, sappiate che l'ingresso a un park del genere non è come l'ingresso del Monza Pizza Bike, ragazzi. Expensive. Bambinetti expensive. Qua hanno pagato 43 euro. Io che sono adulto, sì. Senior, 48 euro per l'ingresso della 42. Giornata. Sei un vecchio di merda. Siccome ci sono 3 zone alla fine: pump, track, bag e area dirt. Ok. Ognuno si sceglie una zona e mi fa il taglio naturalistico della pump con questi ceppi. Qua è una delle strutture più difficili che c'è nel parco. Destra e sinistra, buchi, ragazzi. Qua pericoloso. Invece qua, ragazzi, c'è la pump track per veri esperti. Le strutture incominciano ad essere huge. Guardate qua, enormi. Abbiamo 1, 2, 3 panettoni. Poi guardate, la pump track continua. Il container legnoso, andiamo. Legno! È costruito dentro i container e passa di qua e di là con le curve. Magico, è quasi misterioso. Sembra, no, sai cosa mi ricorda? I Luna Park quando entra nelle case delle streghe. Ma questo qua? Un po' nazzi, devo dire. È droppata nazzi qua, eh. Ah, e qui è come gli scivoli, guarda. Albino, ma che roba? Ci vediamo un po'. Cioè, partenza tipo scivoli dell'acqua park. Cos'è Black, come si chiama? Mamma. Scusami, è tanto... è qui la partenza, quindi non ragazzi. Sì, ma si vede un cazzo. Ah, guarda qui! Guarda che figata! Ma che figo, guarda che roba! Fighissima sta roba! Ah, linea panettoni! Mi sa che non possiamo stare qui, certo. Ma noi siamo italiani.
siamo arrivati all'area Dörrlamp. Ah, abbiamo linea panettoni con mega hip. Esce la linea da quel container là in alto. Linea di tre panettoni. Abbiamo due salti da dirt, non esageratamente grandi. Abbiamo un huge quarter. Questa non è un quarter, questa è una figa. Un'opera d'arte di terra, eh. Ultima struttura del bike park. Questo bellissimo airbag landing. Ci svizzeri, un po' coglioni, l'hanno fatto un po' male. Oh, no. Distate così subito, Sasso. No. E hanno fatto un posto fighissimo. E tu ne hai anche girato un sti coglioni svizzeri. Ma che cazzo, avercelo un posto così in Italia? Guarda. Ci sono tre rampe che però, così a occhio vi dico, sembrano un po' piattine. Quindi ci stanno per saltare, ma se siete già avvezzi del door jump, quindi volete mandare trick grossi, a occhio non è così permissivo il salto, nel senso che non vi permette di fare tutti i banger della vita. L'altra piccola nota negativa che abbiamo notato è che, come si può ben vedere, il bag atterri, ma poi c'è questo spazio che per frenare è un po' ristretto. Adesso ci aspetta il duro compito, non di provare noi le strutture, perché vabbè, noi le proviamo tranquillamente. Il duro compito che l'arboretto deve provare le strutture. No, ho detto anche al top, sono casato. L'unica roba che mi fa veramente paura quel drop che c'è là dietro. Devo dire, è onestà, bro. Sii onesto. Vediamo. No, bro, un cazzo, vediamo qua. Vai, cestino. Vai, cestolino. Guarda qua che. Oh, ma che cos'è? Un labirinto. Non è un bike park questo. Oh, cosa sono secchi. Però carino, dai. Vai, Albi. No. Oh, ho sbagliato. Figa, c'è il rock garden. Dai, Albi, tutto il giro, è tutto. Sinistra, cazzo vai. Vai, gesta, pedala. Dentro, gesta. Cazzo, è lungo il giro. Carino il giro così. Attenzione, altra linea, ragazzi. Perché parte uguale a quella di prima. Ma si va a destra? Attenzione! Un po' di coda! Dai, mollo, ti freni! Dai, dentro, Albi, nella curva! È un po' un party ride in versione mini. Però in gruppo così ci stanno ste cagate. Questa è la linea, secondo me, scenograficamente più bella. Adesso vado lì a filmarvi lo step down. A Cesta e Alboreto. Eccolo qui. Attenzione, arriva, pedala! Huge one! Dentro! Sì, cestino! Oh. Dai Luca, pedala che sono già dietro! Oh, frena! Lì a dirt. Anche questa linea, questa è proprio facile, alla portata dell'arboretto, devo dire. Oggi questi dobbiamo farglieli fare ai ragazzi del park, perché è utilissimo imparare a girare su questa tipologia di salti col buco. Già salti ad dirt facili, ma sono già salti ad dirt. Va bene, farò un salto sul bag giusto per provarlo. Sì, e pausina pranzino, che non abbiamo ancora mangiato. A minimo 3 sera prima, minimo. Anche lo spinge. È un buon airlock, ragazzi, quella rampa lì. Adesso, vi girate di spalle, io le metto qui e chi se le prende, se le prende. Oh. Fermi. 3, 2, 1, via. Non tornerai a casa oggi. Il faraone porta la maglietta ai bambini dell'oratorio, ragazzi. Link in descrizione, 15% di sconto. Poi c'è faraone 10. No, solo faraone, non faraone 10. Pareri sul parco. L'unica cosa che mi piace qua è la linea lì da dirt, che è divertente da trickare. È una linea che permette comunque per imparare trick in una linea di salti in sequenza. Un parere del Sasso che è sempre negativissimo. Bocciato. No, proprio così. Dai, ma che rampe di me, sono venuto qua per fare bag landing e fa schifo, cioè.
Maggior parte di loro sono abituati a girare solo al park. Quindi qualsiasi salto diverso da quelli del park per loro è strano. Lui non riesce da molti, ragazzi. Gira solo sul bag tutti i giorni. L'unica volta che siamo riusciti ad attirarlo, ma con tanta fatica, era una volta alla Inate. E per quell'ora, cioè sugli altri salti non riesce a fare niente. Ma proprio un bel... Dai, scusa. Siediti al tuo posto. Amore, non incazzarci. Ma tu devi stare attento perché poi il karma gira. Quando cadi ti spacchi la faccia. Ragazzi, le piccole tensioni nella gang, sapete? Come le vere gang. Ci sono delle piccole faide, va tutto in maniera amichevole e sportiva, ragazzi. Dai, deciso, incazzato! Dai. No! Sto facendo un po' di trick combo dritte, siccome il salto è abbastanza morbido per saltare via dritto, vorrei fare tuck to whip, un po' di caghettina, però. Rispetto alla rampa del nostro primo panettone, è un pelino più bassa ed è piatta uguale, cioè lo vedi che in cima non c'è il kick. Dai Albi, che è tuo! Salvarti! Tu come sono? Ma minchia, sono piattissimi. Sono easy, no? Sì, sì. Dai, si rifà. Delle piattaforme. Dai, Dovrebbe essere la prima volta nella mia vita che faccio una linea dietro di te. Oh, io adesso non faccio trick perché voglio proprio guardarti da dietro. Fatemelo godere! No! No! No, Alboreto! Colpa del vento, Alboreto. Alboreto, c'è un botto di vento qua dentro. Esagerato! Ho fatto tipo late. La rampa, guarda, il gap è come il mulch piccolo, eh. Cesta, secondo me puoi provarlo. E vai deciso, Cesta. Devi passarlo il salto, va bene? Dai che tuo, ciccio bello. Dai! Dai, giù deciso! Ah, è lento, è lento! Ah no! Bravo, Cesta! Pensavo fossi molto più lento. Invece sei andato un po' corto, ma hai ricontrolato. Adesso atterra giusto nel landing. Secondo, guarda che è veramente piccolissimo. Ma pilotami un po'. Ma chi se ne frega, cioè sta atterri magari un pelo ingheppato, ma è talmente piccolo che non succede niente questa volta. Oh, shit! No! No! Oh! Cesta! Ma che cazzo, eri fermo? Non so perché l'ho fatto. Ma sei stronzo? Cioè, eri proprio nella condizione... Oh, guarda, guarda. Oh my... Bugia. Dai, vai a farlo dentro più deciso ancora. Secondo me qua si dà una pedalata, secondo me. Sì, sì, te l'ho detto, è cortissimo, dai. Dai, 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 che è tuo! È andato! È andato! Eccolo, addirittura. Giochi preziosi. Vorrei fare un discorso. Volevo ringraziare tutti qui presenti per questa grande giornata. Qualcuno ha vinto, qualcuno ha perso, ma questa è la vita della Monza Pizza Gang. Un applauso. Dopo questa bella strozzata di Alboreto. Allora, si può dire parchettino approvato. Non è il top del top per trickare veramente. Però il park ci sta. Secondo me è molto divertente per imparare. Speriamo a togliere tipo l'Alboreto. È la prima volta, ragazzi, che faccio tutte le strutture del park. Ah, no, non ho fatto una cosa, ma saremo in silenzio. Si è dimenticato di fare il drop della morte. Mai. Questo è solo l'incipit per riuscire a portare la Monza Pizza Gang a Whistler. No, ma no!
niente ragazzi, direi che abbiamo già fatto abbastanza figure di merda. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Minorenne in mutande dietro di te, io mi sposterei. 19 anni. Mi sono rotto le palle, parlano troppo ragazzi. Bella. No one ever sees me, I'm losing every battle. No one ever sees me.